siamo allo stand di Hypervision, un'azienda, una tecnologia incredibile che permette di creare ologrammi attraverso queste ventole che, ricoperte di LED, girando ad una velocità veramente elevata, hanno la capacità di dare la sensazione di queste immagini che fluttuano nell'aria. Ovviamente, come potete immaginare, sono protette da un vetro frontale proprio per evitare che qualcuno ci possa mettere le mani, ma l'effetto è incredibile. Guardate questo logo di ISE che fluttua grazie ad una sola di queste eliche che girano vertiginosamente e che riescono non solo a dare l'effetto di un logo sospeso nell'aria, ma anche un'animazione importante. La novità che Hypervision mostra a ISE quest'anno è la possibilità di interazione con l'immagine. Vediamo Edoardo che sta, attraverso questo pad, girando l'immagine dello scheletro e entra appunto nello specifico e nei dettagli dell'immagine. Notare come, visto che le eliche vanno oltre lo chassis che le sostiene, si ha proprio questa idea di immagine olografica. Siamo nel corner C2G di Legrand, stand a Integrated System Europe. C2G presenta tutta una serie di hub e docking station basati sulle connessioni USB-C che ormai stanno diventando lo standard per quasi tutti i computer. Diverse soluzioni, come vediamo qui, due ingressi USB 3.0, l'uscita HDMI 4K, un'altra ripresa di connessione USB-C, un altro tipo di hub portatile con due prese USB-C, una per ricarica e una per dati, DisplayPort, HDMI, VGA addirittura, la possibilità di riporre il cavo USB-C all'interno dello stesso hub. Vediamo un prodotto un po' più complesso, magari da scrivania, che riporta tutte le connessioni normalmente utilizzate per una postazione multimonitor, e qui tutta una serie di nuovi dispositivi di connessione utili da tenere in meeting room, ad esempio questo multiconnettore che mi permette di trasformare la connessione da HDMI a seconda dell'esigenza in DisplayPort, in USB-C o in mini DisplayPort, e connesso direttamente con un sistema retrattile alla scrivania che mi permette di non perdere i dispositivi. Ciao amici, siamo ancora a Integrated System Europe a Barcellona. È l'ultimo giorno, non sono in un prato verde, ma in una delle bellissime aree relax di Fira Barcellona Gran Via. È stata un'esperienza incredibile tornare dopo 2 anni di pandemia a ritrovare amici, partner e clienti con i quali abbiamo condiviso relazioni di valore, con i quali abbiamo ritrovato progetti e soprattutto con i quali ci siamo ritrovati a raccontarci come abbiamo passato questi ultimi anni. Ora è arrivato il momento di ripartire, siamo carichi e soprattutto vi auguriamo buon lavoro e un arrivederci a Integrated System Europe a gennaio 2023. Ciao a tutti!